Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. Oggi parleremo di antropologia. Scherzo, in realtà parleremo di squat e di scarpe, però voglio partire parlando di un commento che ho ricevuto qualche giorno fa su Instagram. Il senso del mio post era: usate questo determinato tipo di scarpe quando fate squat, ovvero le scarpe col tacco. E ho ricevuto un commento in cui mi si diceva: ricordiamoci però che l'uomo nasce senza scarpe. Come a voler dire, l'uomo è l'unico animale che fa squat con le scarpe. Mi sentirei di dire che l'uomo è l'unico animale che fa squat, però andiamo un pochino più a fondo. Prima di tutto eviterei di partire con l'uomo è l'unico animale che, per sostenere una propria teoria, una propria ipotesi, perché va bene per qualsiasi cosa contro cui vogliate andare. Se non ci credete, fate un tentativo. Non vi piace il Natale? L'uomo è l'unico animale che addobba. Quando mai si è visto un leone fare un albero di Natale? Non vi piacciono i video su YouTube? L'uomo è l'unico animale che si mette davanti a un microfono e fa video da pubblicare su YouTube. Praticamente tutto quello che fa l'essere umano può essere tranquillamente messo sotto la campana, diciamo, dell'uomo è l'unico animale che. Vi sfido a trovare una cosa che non ci possa rientrare. Quindi, evitando di citare lo stato di natura, per cercare di argomentare il perché si debbano o no usare delle scarpe per fare squat, cerchiamo di andare un po' più a fondo della questione. Devo allenarmi o no con i piedi scalzi? È una cosa positiva? È una cosa negativa? Che cosa comporta? Allora, partiamo dalla base. La base è che la maggioranza delle persone, di cui è oggettivamente composta la popolazione mondiale, ha notevoli problemi di mobilità. Su questo non ci piove. La maggioranza delle persone che si iscrive in palestra è fondamentalmente sedentaria o viene comunque da un lungo stato di sedentarietà. Questo comporta che col cazzo, detto proprio sinceramente, riescono a fare uno squat in modo decente. Già non riescono a fare squat, quindi figuriamoci riuscirlo a fare in modo decente. E cosa può servire per aiutarli a fare squat in modo decente? Un paio di scarpe che va a compensare quella che è una problematica comunissima, che è proprio quella di una caviglia rigida. Non è ovviamente un problema così terrificante come lo si vuol far passare, però ovviamente le persone con problemi di mobilità, se hanno appena iniziato ad allenarsi, difficilmente riusciranno a fare squat altrimenti. Quindi devono utilizzare le scarpe. Più una persona diventa avanzata, più ovviamente può pensare di fare squat anche con scarpe piatte. Non è necessario fare squat con scarpe con rialzo. Quello che conta è che ovviamente quando si fa squat si tenga bene il piede completamente a terra. E ovviamente anche allenarsi scalzo è uno dei tanti mezzi che permettono di migliorare la propriocezione dei piedi. Quindi se io sono abituato ad allenarmi con un paio di scarpe e le tolgo, mi si aprirà un mondo a livello propriocettivo, perché ovviamente sentirò in modo diverso tutto il peso distribuirsi sulla mia pianta del piede. Ed è estremamente interessante lavorare in questo modo, perché appunto mi permette di sviluppare una determinata capacità di... Oddio, sto davvero usando questo termine. Una capacità di sentire i piedi. Ho dovuto dirlo, non c'erano sinonimi. Quindi imparare a sentire i piedi è veramente un modo comunque importante per riuscire a squattare poi meglio. Perché se io imparo a sentire tutto il piede bene a contatto col suolo, poi mettendomi delle scarpe squatterò meglio. Perché se io ovviamente voglio fare powerlifting, non posso andare in pedana scalzo, sarebbe abbastanza ridicolo, oltre che abbastanza pericoloso. Quindi comunque l'idea di squattare scalzi è per chi si allena in palestra e non ha obiettivi agonistici. Comunque sia, in linea di massima, le scarpe col tacco facilitano la discesa, sia che voi siate mobili, sia che voi non siate mobili. Quindi, tornando ad allenarsi scalzo, è sicuramente un ottimo modo, come dicevo, per migliorare la propria propriocezione, per imparare a sviluppare la capacità di sentire il peso del piede su tutta la pianta e quindi di modularlo nel caso ci siano dei deficit. Quando non posso allenarmi scalzo? Come ho detto all'inizio, se sono agli inizi o comunque se non ho una buona mobilità, perché se allenarmi scalzo mi porta ad alzare il tallone,
che è la prima cosa che si fa quando non si ha mobilità, ecco lì che mi conviene usare dei rialzi. Non è mai morto nessuno anche usando delle tavolette, dei dischi sotto i piedi, quindi non facciamo terrorismo se uno non vuole comprarsi le scarpe e vuole nel frattempo provare a fare squat con dei rialzi, può farlo tranquillamente, bisogna solo stare un po' più attenti, ma non è che è pericoloso come ogni tanto si vede in alcune discussioni su YouTube, si può fare senza troppi problemi. Tutto questo discorso quindi per dire che cosa? Che l'allenarsi scalzo è sicuramente uno dei tanti mezzi che si hanno in disposizione, non è necessario e è consigliabile, ma non è neanche per tutti. Direi che ne ho parlato anche fin troppo, poteva essere un video forse più sintetico, però ultimamente da quando sono nella mia bella postazione con il microfono mi dilungo un po' di più nei video, spero non vi annoi. Come sempre vi invito a lasciare la vostra opinione nei commenti e come sempre vi saluto e ci vediamo al prossimo video.